nella suggestiva cornice del teatro all'aperto del millenario parco archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia, la musica dal vivo del celebre cantautore brasiliano Caetano Veloso con i suoi tre figli, Zeca, Tom e Moreno, sul palco della 18ª edizione di Armonia d'Arte Festival diretto da Chiara Giordano. Oltre 2 ore di musica per l'unica tappa al sud dell'artista su sole 4 date italiane del nuovo tour mondiale Offertorio. Veloso ha regalato tutte le perle della sua colossale discografia che ha contaminato artisti di tutto il mondo. Alla fine di un repertorio colto e popolare ha trovato spazio anche un sentito omaggio a Napoli con una suadente versione di Luna Caprese. Veloso non è solamente un compositore, cantante e chitarrista, ma anche uno scrittore e politico, al punto da rappresentare un crocevia intellettuale obbligato per capire a fondo la storia del Brasile. Il New York Times lo ha incluso tra i più grandi cantautori del secolo, mentre Jason Manning, uno dei suoi biografi, lo ha definito il Bob Dylan del Brasile. Le damo as boas-vindas, 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 venha conhecer a vida. E intanto cresce l'attesa per il prossimo appuntamento di Armonia d'Arte Festival. Sabato 21 luglio arriva un'icona della chitarra, Pat Metheny. Da Catanzaro per la CNews 24.